Comincio questa sera con la storia di un uomo che ha fatto un percorso di vita abbastanza arzigogolato prima di arrivare a trovare un luogo in cui si è sentito finalmente a casa. Ma come tante storie che vi ho citato in queste volte, in questi incontri, è uno che è dovuto andare molto lontano per poi poter tornare a casa, perché un po' questa è un po' la situazione della nostra vita, che a volte dobbiamo riscoprire la nostra vita come se ci entrassimo per la prima volta. C'è uno stupendo romanzo di Chesterton che si chiama Uomo Vivo, in cui c'è la storia di tutta una serie di casi. Dice: ma una donna che è stata rapita, un uomo che è stato minacciato di morte, una casa che è stata svaligiata, e poi alla fine si scopre che era sempre la stessa persona che faceva tutte queste cose per riprendere possesso della sua vita. E quindi sua moglie, con cui era sposato da 20 anni, andava e la rapiva come se fosse per fare una fuga d'amore. Casa sua ci entrava come un ladro per vederla per la prima volta, no? E tutte cose così, perché abbiamo bisogno di entrare nella nostra vita con occhi diversi, e per questo dobbiamo uscirne. Dunque, di chi è questa storia? La storia di uno che poi si è fatto monaco, era un belga che poi si è fatto monaco in Francia, si chiama Jacques Verland. È uno nato negli anni 40, che è molto intelligente, molto precoce, nasce in una famiglia belga molto cattolica che lo educa cristianamente. Questo è un genietto e praticamente a 20 anni si laurea in chimica. A 20 anni si laurea in chimica e a 24 consegue il dottorato in chimica e poi fa il ricercatore di chimica nucleare. Quindi una testa, uno scientifico. Ma nel frattempo è uno che, diciamo, dopo il 68 ha ampiamente abbandonato tutta quella che era l'educazione cattolica che gli aveva dato la famiglia e si è invece innamorato delle filosofie orientali che negli anni 60 in Europa trionfavano, furoreggiavano. Quindi scopre la meditazione trascendentale, si avvicina al mondo dell'induismo, insomma si innamora di queste tradizioni, di queste proposte spirituali, e a un certo punto conosce un guru, maestro fondatore di questo movimento della meditazione trascendentale, e decide di seguirlo. E quindi lascia tutto e si mette a seguire questo guru, con il quale comincia a vivono un periodo in Himalaya, in India, ogni tanto vengono in Europa per fare dei tour, perché questo appunto aveva un grande successo, e lui faceva il segretario personale praticamente di questo guru, ma soprattutto il discepolo, insieme a tanti altri. Quindi per 4 anni questo Verland fa il, diciamo, potremmo dire come il, quasi un po' il monaco, l'equivalente del monaco di quelle tradizioni. A un certo punto però, dopo 4 anni, c'è qualcosa che, diciamo, lo manda in crisi e se ne torna in Belgio, deciso a ridiventare cristiano. Solo che nella confusione di questa conversione subitanea, all'inizio, cioè, comincia a fare delle cose che erano quelle che si ricordava da bambino, tipo comincia ad andare a messa, e lui comincia ad andare a messa tutti i giorni, perché si è convertito, ha conosciuto Gesù, tutti i giorni a messa. Però anche va un po' in cerca e quindi si infila in una setta che è un po' sincretistica, cioè che mischiava cose occidentali, cose orientali, e poi a un certo punto scopre che sono anche occultisti, quindi che fanno tutti dei riti particolari. Ci vuole ancora un po' perché questo a un certo punto decida proprio di tornare alle origini e quindi di ridiventare cattolico, e poi da lì diventa prete, entra in seminario e poi diventa monaco. Ma della storia di questo Verland mi interessano due momenti, i due momenti in cui è andato in crisi il suo induismo, la sua passione per, diciamo, l'induismo e la meditazione trascendentale, cioè il suo seguire il guru. Due momenti che lui racconta in un libro in cui racconta la sua vita. Il primo, due aneddoti,
era insieme al guru e a tutta una serie di discepoli del guru, erano nel nord dell'India, stavano camminando per una città, una zona molto povera, e a un certo punto incontrano dei lebbrosi. E in particolare, quindi una scena pazzesca, no? I lebbrosi lì, proprio ai margini di questa città, in una sorta di, chiaramente, di enclave dove stavano solo questi. Questi attraversano questo posto e c'è un uomo per terra che sta palesemente morendo. Sta morendo. E lui dentro vede questo che sta morendo e capisce, lo vede e si slancia come per aiutarlo, e il guru lo ferma e gli dice: non ci provare proprio, lascia che si compia il suo karma. E lui dice: quel giorno ho cominciato a dubitare, perché per me un'autentica esperienza religiosa non poteva non andare incontro a uno che sta morendo. Cioè, ha cominciato nella mia mente a dire: qui c'è qualcosa che non mi torna. Però resta discepolo del guru, di cui era appunto quasi il braccio destro. Finché un po' di tempo dopo viene un medico naturopata da questo guru, perché c'avevano dei problemi, quindi viene questo medico naturopata dal cristiano, viene dall'Europa, e arriva, e siccome lui era il segretario, lui lo accoglie, e allora questo medico dice: ah, lei è belga, ah, ma quindi lei era cristiano, è battezzato? E lui gli fa: sì, e ora invece sta qui col guru? Sì, ora sto qui col guru. E questo medico gli fa una domanda semplicissima, gli dice: ah, bene, ma allora oggi chi è Gesù per lei? Cioè, come si... era cristiano, no? Adesso come rivede la sua esperienza? E questo Verlaine racconta che però, quando gli arriva questa domanda, oggi chi è Gesù per lei, lui improvvisamente sentì la presenza di Gesù fortissima. Dice: come questa domanda mi fece sentire come un'evidenza chiarissima la presenza di Gesù lì, fortissima accanto a me. E questa presenza era assolutamente non giudicante, non condannante, cioè non mi diceva: hai sbagliato, perché mi diceva solo: quanto ancora mi farai aspettare? E basta. E diceva: in quel momento mi sono sentito molto amato da questa presenza, perché era una presenza puramente, appunto, di puro amore, e io temevo dentro di me, capendo chi era, temevo un giudizio che invece era assente. Ciò che mi colpì fu quello che mi disse: quanto ancora mi farei aspettare, questo grande amore e l'assenza totale di giudizio o di critica o di perplessità. Niente. Questo lo mandò in crisi totalmente. Dice: mi trovai in piedi, pieno di energie, che sapevo che ero nel posto sbagliato. Fa fagotto, molla il guru e se ne torna in Europa senza sapere bene che cosa fare, e quindi se ne torna a casa sua e pian piano, faticosamente, trova una via. Perché mi interessa questa storia? Perché questi due aneddoti in realtà toccano lo stesso punto. Nel primo, il lebbroso che non lo devi aiutare perché, cioè, se no gli turbi il karma che si sta compiendo, c'è una assenza di misericordia. Lui rimase stupito dal fatto che il guru lo bloccasse e gli dicesse: no, non lo devi aiutare. C'è un'assenza di misericordia. Nell'altro caso, quando lui sente la presenza di Gesù, invece c'è una presenza totale di misericordia, perché lui dice: mi sono sentito amato e non giudicato. Perché questa misericordia assente e presente è quello che scatena in lui poi il ritorno a casa. E questo ci interessa questa sera, perché parliamo proprio di una delle porte principali dell'incontro con Dio, che è la misericordia. Ma per parlare della misericordia dobbiamo partire dalla miseria, perché se pensate alla parola, la parola in latino viene dalla parola misero e la parola cuore, no? Misericordia vuol dire che c'è una miseria
e tu nel cuore senti la miseria che c'è. Che miseria? Una qualsiasi miseria. La miseria può essere appunto uno che sta morendo, che sta male, una miseria di malattia, può essere una miseria, non so, di povertà, cioè uno proprio che sta, in quel caso era anche quello, uno che sta proprio per terra, può essere una miseria psicologica, uno stato in cui uno è assolutamente prostrato, può essere anche una miseria morale, cioè in questo caso la misericordia è il perdono, no? Quando ti senti nel cuore la miseria morale dell'altro, la miseria intellettuale, tutto quello che vi pare. La beatitudine che Gesù dice è: beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Cioè, la miseria che io incontro intorno a me, nell'altro, la miseria appunto di tutti i tipi, è una porta per incontrare Dio. E se pensate, questa frase è simmetrica: beati misericordiosi perché troveranno misericordia. In greco, proprio per tradurla, storpiando l'italiano, potremmo dire: beati misericordianti perché saranno misericordiati. Che non esiste, no? Ma per dire, è proprio la stessa cosa che la fai e la ricevi. Si incontra Dio misericordioso facendo misericordia. Come funziona questa cosa? Beh, anzitutto stiamo sempre parlando di un incontro felice. Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Cioè, se tu incontri Dio che è misericordioso verso di te, cioè che sente nel cuore la tua miseria, allora questa è un'esperienza di felicità. Un po' potremmo dire, in generale, un'esperienza di felicità è quando tu ti senti amato nella tua miseria. Badate, miseria è diverso rispetto a quello che abbiamo detto, beati i poveri in spirito. Lì era la povertà, la debolezza, cioè il nostro normale essere bisognosi. Lì è normale. Qui è proprio la miseria. La miseria, sia interiore che esteriore. Essere amati nella propria miseria, cioè quando sei non amabile, quando sei brutto, meschino, egoista, quando sei incapace di fare, di dire qualsiasi cosa, quando sei completamente azzerato, puzzolente, metteteci tutte le cose più misere, ecco, quello è l'esperienza della misericordia. Che cos'è allora questa misericordia? Cioè, come si fa la misericordia? Se beati i misericordiosi, coloro che fanno misericordia, come si fa la misericordia? Nella tradizione cristiana c'è una, nella catechesi proprio, è stato fatto un elenco di tutti i modi possibili per fare la misericordia. E ce ne sono tanti, perché? Perché ce ne sono tante di forme di miseria. E questi modi elencati nel catechismo sono 14, e si divide la misericordia corporale, pratica, e la misericordia spirituale. Me li sono scritti perché me li scordo sempre, sono tipo i sette nani, no? Recitami i sette nani, e uno ti scappa sempre dei sette nani. È così le opere di misericordia, perché sono sette e sette. Allora, la misericordia pratica è quando uno ha fame, gli dai da mangiare, se uno ha sete, gli dai da bere, se uno è nudo lo vesti, se uno è straniero lo ospiti, se uno è malato lo vai a trovare, se uno è in carcere lo vai a trovare, se uno è morto lo seppellisci, no? Cioè tutte situazioni di, appunto, di povertà, fino a uno è morto, cioè non può più fare niente da solo, ci vuole un altro che lo seppellisce piamente. La misericordia invece spirituale, potremmo dire le cose più invece interiori, psicologiche, intellettuali, se uno è in dubbio, tu gli dai un consiglio. Se uno è ignorante, tu gli insegni. Se uno sbaglia, tu lo correggi. Se uno sta soffrendo, tu lo consoli. Se uno ti offende, tu lo perdoni. Se uno è molesto verso di te, tu lo sopporti. E poi preghi per i vivi e per i morti. No, vedete che c'è un'ampia gamma
cioè la misericordia nel senso appunto più pratico, cioè tutte le difficoltà gravi nelle quali uno si può trovare nella vita, ma anche tutte le situazioni appunto diciamo relazionali nelle quali uno si può trovare, cioè uno che appunto non sa, io lo devo aiutare, gli devo dare un consiglio, no? Ecco, tutte queste cose qua. Come funziona? Allora, come si fa misericordia? Qual è il punto di fare misericordia? Perché potremmo, tenete presente che la misericordia si può anche fare finta, e questa misericordia finta ha una caratteristica che manca o il cuore o l'atto. Perché la misericordia è quando senti nel cuore il dolore per qualcosa di brutto che sta succedendo all'altro o che l'altro ha fatto e agisci per sollevarlo da questa miseria. E allora potrebbe mancare o il cuore o l'atto. Cioè, per esempio, l'elemosina che tu dai a un poverello così, tiè, ti do una monetina, può non essere misericordia. Perché? Perché te la do, ma nel cuore non sento niente. Cioè, non è che provo dolore, non è che sento di me dentro di me il tuo dolore che tu stai là pressando. No, semplicemente do una monetina perché è così, perché ti do una monetina, o perché mi sento un po' in colpa, oppure perché mi fa piacere dare una monetina, ma non sento, non compatisco, non c'è l'elemento di compassione, cioè che soffro con te. Quindi è un'elemosina, è una benevolenza, una filantropia, non è la misericordia. Oppure, d'altro canto, ci può essere la compassione, cioè che io sento, soffro per te, però poi non faccio niente. Cioè non mi porta a un agire. Anche quella non è la misericordia cristiana. Dunque, come si fa la misericordia? Per capire come si fa la misericordia, prendiamo il caso più difficile di tutte le opere di misericordia. Qual è il più difficile? E voi direte, sopportare le persone moleste. No, il più difficile è perdonare, il perdono. Perché il perdono è una cosa lunga, complessa, faticosa, che non riesce quasi mai bene fino in fondo. Il perdono è una cosa molto difficile, eppure è un pilastro su cui si regge il mondo, si reggono anche le convivenze civili. Dunque, per parlare del perdono, vi devo parlare di una delle figure più belle del Vangelo, che è uno che spunta sempre nel Vangelo qua e là, e che è un tale Simone, al quale Gesù affibbia un nomignolo, e questo nomignolo è Pietro. Il nostro San Pietro, apostolo, in realtà si chiamava Simone, Pietro è un nomignolo che gli affibbia Gesù. Perché parliamo di lui per parlare del perdono? Perché a un certo punto lui fa proprio una domanda a Gesù e gli dice: ma quando un mio fratello mi fa un torto grave, io quante volte lo devo perdonare? E poi fa, insomma, un po', dice, fino a 7 volte? E Gesù gli fa, no, non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre. Pietro ci resta un po' così, e allora Gesù dice una paraboletta in cui si spiega come funziona il perdono. Questa paraboletta nel Vangelo di Matteo è molto interessante, perché dice così, dice: il regno dei cieli è simile a un re che vuole fare i conti con i suoi servi. Allora arriva un tale che gli deve 10.000 talenti. C'è il re e c'è questo che gli deve 10.000 talenti. 10.000 talenti è una somma spropositata, miliardi. Gli deve miliardi di euro. Oggi mi diceva Suor Rosaria che con la paga dell'epoca, la paga media di un operaio all'epoca di Gesù, per racimolare 10.000 talenti ci volevano 80 vite da 80 anni. Ok? 80 vite da 80 anni, cioè impossibile pagare questo debito. È come se io vengo da te e ti dico: ciao, mi dispiace, devi al fisco 10 miliardi di euro. E tu che fai? Scappi alle isole Cayman, no? Oppure ti ammazzi, che devi fare? 10 miliardi, ma come li faccio 10 miliardi? È impossibile. Ecco,
Allora, questo deve 10.000 talenti, quindi e questa è la situazione. Poiché costui non era in grado di restituire, il re dice: vendetelo, lui e la sua famiglia. Allora questo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Ora il re quanta pazienza ci doveva avere con questo per farsi restituire ogni cosa? È impossibile che gli restituisce, è impossibile, non li può racimolare 10.000 talenti. E quindi il re che cosa fa? Il padrone ebbe compassione di quel servo e gli disse: vabbè, vattene, va, ti perdono, ti condono tutto il debito, non mi devi più niente. Questo esce, questo a cui è stato condonato il debito, trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari, 100 denari sono 200 euro, quindi ha un credito di 200 euro. E allora prende questo altro servo per il collo e lo soffoca dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma questo non vuole, andò e lo fece gettare in prigione finché non gli avesse pagato il debito. Quindi è molto chiara, no, la storiella. Lui che ha fatto questa cosa e gli è stato condonato il debito, invece arriva uno, gli fa la stessa cosa e lui non gli condona il debito. Allora tutti gli altri servi lo vedono e dicono, furono molto dispiaciuti e vanno dal padrone a dirgli: ma lo sai che è successo? Questo a cui avevi condonato tutto il debito ha fatto sta cosa. E allora il padrone dice: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato, e non dovevi anche tu avere pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto, cioè per sempre. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Vedete, Pietro ha fatto questa domanda: ma quante volte devo perdonare? E Gesù gli ha risposto con questa storiella. Perché è interessante questa storiella? Perché introduce un tema che Pietro non aveva nella sua domanda. Cioè Pietro gli aveva detto: ma io, uno mi fa un torto a me, quante volte lo devo perdonare? Perché se uno ti fa un torto serio, tu quante volte lo puoi perdonare? Una. E già ce ne vuole per perdonarlo una volta. Cioè, già una volta è difficilissimo. Se qualcuno vi ha mai fatto qualcosa di grave, voi lo sapete che perdonarlo è molto difficile. Un perdono vero, pieno, nel quale, cioè, non solo, vabbè, non ce l'ho più con te, mentre prima volevo tagliarti la testa, adesso non ce l'ho più con te, no? Già questo ogni tanto è una meta difficile da raggiungere. Ma veramente il perdono, cioè che noi torniamo amici, è proprio difficilissimo, no? È un evento quanto succede. E Pietro dice fino a 7 volte, cioè Pietro già pensava di esagerare quando gli ha detto fino a 7 volte bisogna perdonare, e Gesù gli dice no, infinitamente, infinitamente. E perché? Infinitamente perché, caro Pietro, in realtà le cose non stanno proprio così. La questione non è solo fra te e lui, c'è un'altra cosa di mezzo, e che è che tu stesso sei stato perdonato. È come se Pietro dovesse fare una scoperta. In realtà Pietro, quando sente questa parabola, non la fa questa scoperta, la farà un po' più avanti. Se vi ricordate la storia di Pietro, Pietro è uno che nel suo rapporto con Gesù ci ha avuto molti alti e bassi. È uno, vi ricordate, lui faceva il pescatore sul lago di Tiberiade. Gesù lo chiama, lui lascia tutto, parte insieme a Gesù, si fomenta, poi Gesù lo sceglie come capo del gruppetto più stretto, quindi Pietro si fomenta da morire, proprio è gasatissimo di questa cosa. Fra i discepoli fanno tutti un po' a gara chi è il più figo di tutti, chi è che seguirà Gesù nella sua gloria, perché tutti si aspettano che Gesù vada in trionfo, sconfigga i nemici, risolva tutti i problemi, no? E loro pensano di aver trovato il leader da seguire. E Pietro a un certo punto, se vi ricordate i racconti, quelli della passione, quando si avvicina il momento della morte di Gesù, Pietro è sicurissimo del suo rapporto con Gesù, tant'è che a un certo punto, quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, tutti dicono no, forse io, sono forse io, no, no, non sei tu, no, non sono io, non sono io, era Giuda, no?
E Pietro a un certo punto dice: vabbè, ma pure se tutti ti tradissero, io non ti tradirò mai, perché io so io e io sono fedele, non tradisco. Se un giorno t'ho seguito, vado fino in fondo, fidati di me. E Gesù gli risponde: Pietro, Pietro, questa notte, prima che il gallo canti tre volte, mi tradirai. No, ma ti pare? Dammi retta, vedrai che mi tradirai. No, tutti quanti dicono: no, ma ti pare, noi non ti tradiremo mai. Mi tradirete, così, ecco. Allora, Pietro pensa di sé delle cose che poi alla prova dei fatti non sono vere. Non sono vere. Pietro a un certo punto prova, gli altri scappano subito. Quando Gesù viene arrestato, scappano tutti. Pietro fa per scappare, poi però dice: no, io ho detto che resto fino in fondo. E quindi lo segue un po' a distanza. E c'è quella scena molto drammatica di Pietro che è a distanza, ma sta nel cortile, stanno processando Gesù nella casa del sommo sacerdote, e nel cortile tre volte, attorno al fuocherello, gli dicono: ma forse tu sei amico di questo che stanno processando? No, no, ma chi lo conosce questo? No, Pietro c'ha paura, se la fa sotto, pensa che lo ammazzeranno pure a lui. Ma come va a finire questa storia? E che ne so? E se va a finire male, se ci ammazzano tutti? E la, due volte dice no, 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 la terza volta una ragazzina gli dice: anche tu sei di quelli, perché c'hai l'accento galileo, come Gesù, tu sei del nord. E Pietro si mette a imprecare, a gridare dicendo: no, io non lo conosco. E in quel momento, dice il Vangelo di Luca, Gesù si volta, Pietro si volta e i loro sguardi si incrociano. Cosa ha visto Pietro in quegli occhi? Il Vangelo dice: è uscito fuori, pianse amaramente. Su che cosa piange Pietro? Beh, avrà avuto una crisi di nervi anzitutto, sicuramente, no? Perché la situazione era disperata. Ma poi forse piange perché era vero quello che gli aveva detto Gesù. Ha tradito. Forse piange su se stesso, che non è riuscito ad andare fino in fondo, a stare dietro all'amico. Non ce l'ha fatta, no? L'ha mollato per paura. Forse piange perché in quel momento dentro di lui è morto qualcosa, è morta quell'idea che aveva di sé, di essere uno bravo, forte, che non cede nelle difficoltà. Quel Pietro è morto in quel momento, quando ha tradito. E Pietro piange su questa morte. Gesù gliel'aveva detto, Gesù gli aveva anche detto una frase che forse Pietro non aveva capito bene. Quando gli parlava del tradimento, a un certo punto Gesù gli dice: adesso verrete tutti provati dal male, ma io, Pietro, ho pregato per te, perché tu non venga meno. E quando ti sarai convertito, dovrai confermare i tuoi fratelli, cioè dovrai confermare gli altri. Cioè Pietro deve fare un'esperienza, l'esperienza di toccare la propria miseria. Qual è la propria miseria? Il tradimento in quel caso, cioè di aver tradito. Da quel punto, quando ha toccato la sua miseria e ha incrociato gli occhi di Gesù e si è sentito amato, guardato, compreso, perdonato, come si è sentito Pietro in quel momento? Ma da lì deve ripartire. E allora potrà veramente aiutare gli altri. Prima Pietro non poteva aiutare gli altri perché si sentiva un figo. Si sentiva un figo. Si sentiva uno che dai, andiamo, facciamo, no? E invece deve toccare il fondo per poter veramente aiutare gli altri. Questo è il senso anche della parabola, no? Il senso della parabola è: ma se quello che doveva 10.000 talenti avesse capito che cosa era successo a quell'altro che gli doveva 200 denari, no? Gli avrebbe detto: ma sì, ma che me frega, ma mi hanno appena condonato 10.000 dati, ma che me frega, ma certo, ma andiamoci a prendere una birra insieme, no? Cioè, si sarebbe sentito nella stessa situazione di quello che lo stava pregando. Ma quello invece non aveva capito cosa era successo. È come se
è successo qualcosa nella vita di tutti noi di molto grande, ma se non hai visto quella cosa, se non ti sei reso conto di che cosa è successo, non riesci a guardare l'altro come uno che sta nella tua stessa situazione. Cioè, lo stiamo sulla stessa barca, ma siamo compagni, ma sì, ma vogliamoci bene noi, ma certo, ma hai fatto questa cosa, non ti preoccupare, no? Non riesci a farla. È come se Pietro, finché non tradisce, avesse lo sguardo del creditore sulla vita. E invece, per perdonare, devi avere lo sguardo del debitore. Immaginati, appunto, di avere, no, questa situazione, cioè di essere stato, che è arrivato uno e ti ha regalato qualcosa di grosso. Arriva uno e ti dice: ciao, sono il tuo zio dall'America, ho fatto un sacco di soldi, ti regalo 10 milioni di euro. E tu dici: che bello, no? E poi che fai? C'è un tuo amico, ti dice, ma sai, non so, non c'ho i soldi per comprarmi una casa, t'aiuto io. Tiè, quanto ti serve per comprarti una casa? 300 milioni, tiè. Te li do, no? Che mi frega? Cioè, mi hanno regalato 10 milioni di euro. Che fortuna che ci ho avuto. Se mi rendo conto di quello che è successo, cioè se dico, ma io non ho fatto nulla per meritarmi questa cosa, mi è solo arrivato un regalo. Dentro di me, se mi rendo conto, se scatta la gratitudine dentro di me, allora sarò generoso verso di te. Se questa gratitudine non scatta, se non ho capito che cosa mi è successo, non sarò generoso verso di te. Così, secondo Gesù, funziona per il perdono. Cioè, la domanda di Pietro, ma io quante volte devo perdonare, è sbagliata. Infatti Gesù gli risponde: devi perdonare sempre. No, ma anche questa risposta è folle. Il punto è che non è quante volte devi perdonare, come se la questione fosse: il problema nella vita è che gli altri mi fanno i torti, e che gli altri mi rispondono male, e che gli altri mi guardano male, e che gli altri non mi vogliono abbastanza bene, e che gli altri mi hanno fregato la cosa, no? E il mio punto è perdonare. Non è questo il tuo problema. Il tuo problema è vedere anzitutto tu quanto sei stato gratuitamente amato. Se ti scopri gratuitamente amato, allora dentro di te c'è una disponibilità ad avere misericordia e a perdonare gli altri. Su questo punto Gesù è spietato, cioè dice: se questa cosa non succede dentro di te, guarda che non succede niente. Perché è come questo della parabola, no? Prima è stato perdonato, gli è stato condonato tutto il debito, poi, siccome lui non ha capito quello che è successo e non ha perdonato l'altro, gli viene tolto tutto il perdono e viene sbattuto in prigione, no? E se il re nell'immagine è Dio, allora dici: allora Dio non mi perdona. Sì, certo, Dio ti perdona sempre, ma se tu non perdoni questa cosa, come se non fosse successo nulla dentro di te. Cioè, sono due modi di vivere la vita. Beati i misericordiosi, perché saranno misericordiati. Sì, cioè, noi la potremmo rendere dicendo: beati quelli che si sono sentiti così amati, così accolti nella loro vita, così gratuitamente riempiti di regali, che hanno verso gli altri uno sguardo di misericordia. Cioè che i torti che gli altri gli fanno o la miseria degli altri, invece di suscitargli rabbia o indifferenza, gli toccano il cuore, perché loro gli è successa la stessa cosa. Questa è l'immagine della porta della misericordia che Gesù dà. È molto bella come immagine, perché di fatto non è un'esperienza necessariamente religiosa. Cioè, a un certo punto Gesù ne parla alla fine del Vangelo di Matteo, dice: ma guardate che questa cosa non è che dovete credere in Dio per fare questa cosa. E racconta un'immagine, dice: perché nel giorno del giudizio arriveranno tutti gli uomini, quelli che non conoscono Dio, e verranno divisi, quelli buoni a destra e quelli cattivi a sinistra. E a quelli buoni io dirò: bravi,
perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, cioè le opere di misericordia, no? E quelli diranno, ma quando mai, ti abbiamo mai conosciuto? E lui dirà, ma certo, perché ogni volta che l'avete fatto a uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, a Gesù. E poi ai cattivi gli dice, voi invece non mi avete dato da mangiare, e quelli fanno, no, ma che? Ma se ti avessimo visto, certo che ti avremmo dato da mangiare. Sei il re di tutto, sei a far giudizio universale. Lui dice, no, perché ogni volta che non l'avete fatto ai miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. E sta parlando di quelli che non conoscono Dio. Cioè è un'esperienza nella quale puoi entrare anche se non credi. Non c'è bisogno della fede per questo. C'è bisogno della misericordia, cioè di sentire nel cuore la miseria dell'altro e sentire che ti riguarda, che riguarda te. Ed è un'immagine bellissima quella che dice Gesù, perché dice ogni volta che hai fatto un atto di misericordia a chiunque, ogni volta che c'era un tuo amico in dubbio e tu lo hai consigliato e hai perso tempo per lui, mi stavi dando un consiglio a me. E ogni volta che c'era il tuo collega di ufficio molesto e tu, invece di mandarlo a quel paese, hai stretto i denti e hai detto sì, ce la posso fare, vado avanti, no? Hai sopportato me. E ogni volta che hai aiutato uno che aveva difficoltà, hai aiutato me. E ogni volta che hai perdonato qualcuno, hai perdonato me. Perché ci sono solo io davanti a te, anche se tu non lo sai. Ci sono io in ogni volto, ci sono io in ogni storia, ci sono io in ogni persona che incontri. Ci sono io. Quindi se tu ami qualcuno in una qualsiasi forma, pure minima, pure se dai 5 centesimi, li stai dando a me. È grandiosa, no? Come visione questa di Gesù. Tutto quello che di buono fai nella tua vita lo stai facendo a me. E quindi questo ti farà scoprire il Dio misericordioso. Se non l'hai scoperto in questa vita, lo scoprirai nell'ultimo giorno. Comunque lo scoprirai. Meglio se lo scopri in questa vita, chiaramente, perché vivi molto meglio. Ma anche se non lo scopri, comunque lo scoprirai nell'ultimo giorno. Dunque, come si incontra Dio? A questo punto, tutta la miseria che possiamo trovare intorno a noi è la grande occasione per incontrare Dio. Persino il male che un altro m'ha fatto è la grande occasione per incontrare Dio. E uno dice, vabbè, dar da mangiare agli affamati, dar da bere agli assetati, ce la faccio. Vestire gli nudi, c'è la Caritas. Dare alloggio ai... anche quello c'è la Caritas. No, cioè in qualche modo, però... quello che mi ha insultato, quello che mi ha trattato male, quello che non mi capisce mai, quello che mi ha ferito, quello non ce la faccio. A perdonare non ce la faccio. E uno che cosa ti dice Gesù? Ti dice, guarda, vabbè, non ce la fai a perdonare, non ti preoccupare, no? Ma anzitutto tu medita su quello che tu hai ricevuto, su quello che tu hai vissuto come perdono. Cioè parti dall'esperienza di amore che hai fatto tu. Sei mai stato perdonato da qualcuno? Qualcuno t'ha mai perdonato? E magari devi cominciare a ricordarti quello. A te nella vita sei mai stato misero e perdonato? Se dici no, ti dico, guarda, probabilmente ci sono ancora delle cose da scoprire. Perché non è possibile, perché sei stato misero, miserevole, e hai reso miseri gli altri con la tua miseria, sicuramente, ma perché abbiamo fatto tutti, perché siamo tutti, come si dice nel cristianesimo, siamo tutti peccatori, cioè facciamo tutti del male, no? Quindi se tu non ti sei mai sentito perdonato per il male che hai fatto, ti dico, guarda che manco te rendi conto di quello che fai. Perché certamente sei stato amato quando non eri amabile, sei stato perdonato quando non eri da perdonare. Certamente, certamente la vita t'ha voluto bene più di quanto magari ti sei meritato in certi momenti. E tu puoi dire, sì, però la vita mi ha pure voluto male, perché mi ha fatto questo, quest'altro, perché mia nonna era così, perché adesso sto messo... Sì,
certamente, non ti sto dicendo che dunque va tutto bene, però guarda che anche se la vita ti ha fatto male, ti ha fatto pure bene, se no non stavi qua, se no eri morto, ok? Cioè, se ti avessi fatto solo male, nessuno ti ha mai voluto bene, eri morto, e invece stai qua, no? Cioè, guarda che c'è stata la misericordia nella tua vita, sei stato amato veramente, e partire da questo, da rendersi conto di quanto io sono stato graziato un giorno, di quanto io sono stato ripescato, quella è l'inizio per desiderare di perdonare un altro. È un po' come l'esperienza che ha fatto questo Verland di cui vi parlavo al principio, no? Quando è che si è sentito? Da bambino aveva sentito parlare 300 volte di Gesù. Quando è che ha veramente conosciuto Cristo? Quando era dall'altra parte del mondo e faceva il monaco buddista, il monaco induista, aveva lasciato tutto, in quel momento lontanissimo ha sentito uno che gli diceva: ma quanto ancora mi farai aspettare? No? Cioè, quando era il più lontano possibile, lì si è sentito amato ed è potuto tornare. Così funziona la misericordia. Ed è molto bello che sia così. È molto bello perché avere nella vita uno sguardo da debitore e non da creditore, avere nella vita uno sguardo da debitore condonato, perché se sei solo debitore c'hai solo l'ansia, ma se sei un debitore condonato, no? Se sei uno che ha ricevuto l'amnistia totale, dici: ah, oddio come sto rilassato, e quell'altro che ti deve qualcosa, vabbè stai tranquillo, guarda, non me ne frega niente, sono talmente contento che m'hanno... Oggi ripassavo mentalmente le beatitudini in macchina perché c'era la partita, no? c'era la finale di Coppa, quindi c'era tutta Roma Nord paralizzata. Allora dicevo: vedi, il traffico romano ti fa crescere spiritualmente, perché la misericordia ci vuole. Gli afflitti nel traffico, beati gli afflitti, sono tanti. No, beati coloro che... i miti, la mitezza, vedi quanto ti fa venire proprio desiderio di mitezza il traffico romano, no? E mi ripassavo tutte le beatitudini e dicevo: ecco, ci vuole tanta misericordia anche nel traffico di Roma. Ma perché? Tutto dipende da che cosa hai nel cuore. Se hai il cuore morbido perché l'amore che hai ricevuto, di cui ti sei reso conto, ti ha ammorbidito, allora anche la miseria dell'altro diventa un'occasione. E concludo dicendo: è molto bello dire che il male che un altro fa è anzitutto una miseria, perché un altro fa un male, parla male di te, ti tradisce la tua fiducia, ti frega qualche cosa, no? E tu dici: è cattivo, cioè ce l'ha con me, no? Mi sta facendo del male. Sì, ma è anzitutto misero, cioè chi è cattivo è misero. Gesù dice una frase molto bella nel Vangelo di Giovanni, dice: chi fa il male è schiavo del male, è prigioniero del male che sta facendo, perché il male è qualcosa che domina il tuo cuore e fa male anzitutto a te. Se ammazzi un altro con una parola, stai trafiggendo il tuo cuore quando dici male all'altro. Se sei duro con un altro, stai essendo duro anzitutto con te stesso. È il cuore malato che fa il male e per questo è anzitutto misero. È molto bella come visione, è molto bella, no? Anche per guardare il proprio male, ma ne parleremo la prossima volta, dire: io per primo sono misero, a volte, non sempre, però sono misero. Bene, adesso nella preghiera, allora proveremo a mettere davanti al Signore questo tema. Ci concentriamo sul perdono, va bene? Perché abbiamo detto che è la misericordia più difficile. Quindi ci concentriamo sul perdono e pensate: ma c'è qualcuno che mi ha fatto male e che io potrei voler perdonare? C'è qualcuno che mi ha fatto male, io potrei voler perdonare? E probabilmente sì,
o magari sono anche cose che uno ha già eliminato, no? Questo mi ha fatto male, ho semplicemente chiuso l'argomento, ho messo tipo Chernobyl, una calotta di cemento intorno al reattore e ho lasciato là, no? E c'ho paura a vedere che cosa c'è sotto, e va bene, può essere, e nessuno chiede di farlo, no? Però magari invece ci sono delle cose che mi sono più presenti e che io dico, ma magari riuscissi a perdonare questa persona, magari starei molto meglio se ci riuscissi. C'è qualche male che ha bisogno di perdono fuori di te? C'è qualcuno che ti ha fatto, oppure c'è qualche miseria, che magari qualche miseria morale, psicologica, che non è che proprio che ti ha fatto male a te, che però solo per com'è ti sta facendo del male, no? Cioè, magari a volte l'altro ci fa male non perché è proprio, dici, sei un bastardo nei miei confronti, ma ha fatto proprio apposta. A volte è proprio il suo modo di essere, senza che manco se ne rende conto, che ti fa male. E quindi in quel caso, no, l'altro, cioè, dici, non è proprio così, no? E quello là, anche quello ha bisogno di perdono, perché il perdono è la grande soluzione, la grande liberazione. Finché non perdoni il male ricevuto, resti schiavo di quel male ricevuto. Il perdono è una profonda libertà. Non facile, vi sto dicendo, cioè nessuno mi dice che è facile, ma una profonda libertà, per cui è una cosa da desiderare sempre e in ogni caso, in ogni situazione, anche quando ti sembra, ma io questo lo odio, manco lo voglio perdonare, non importa, almeno abbici, però mi piacerebbe un giorno futuro avere il desiderio vago di perdonarlo. Va bene, meglio che niente. Allora adesso nella preghiera proviamo a mettere davanti al Signore quelle situazioni che hanno bisogno del nostro perdono. E quindi, e dopo fatto questo, Signore Gesù, io penso che nella mia vita ci sia questa situazione che ha bisogno di perdono, poi magari ce ne sono tante, ma ne scegli una. E poi prova a pensare alle volte in cui tu sei stato perdonato e continui dicendo, e io sono stato perdonato questo giorno, in questa situazione, da questa persona. E se non ti viene in mente niente, digli al Signore, perché non mi viene in mente quando sono stato perdonato? Voglio ricordarmi, magari non me ne sono accorto di essere stato perdonato, allora fammelo scoprire tu, va bene? Quindi preghiamo scrivendo come al solito, dicendo prima che cosa vorrei perdonare, mi piacerebbe avere in futuro il desiderio di perdonare, e poi io quando sono stato perdonato, per fare il passaggio della parabola, no? Lo stesso percorso che Gesù descrive nella parabola. Bene, allora adesso cominciamo la preghiera insieme.